Confrontarsi sulla figura del ginecologo e sulle novità in ostetricia e ginecologia. È stato questo l'obiettivo del congresso interregionale dell'Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri, che quest'anno ha coinvolto le regioni Marche, Abruzzo, Molise e Umbria e che si è svolto a Senigallia. Senigallia da sempre è al fianco di questa associazione perché sono anni che organizziamo degli incontri scientifici e quest'anno anche non solo riguardanti la specialità ma anche la medicina legale. Come voi sapete la ginecologia e l'ostetricia sono tra le branche più colpite dal contenzioso medico legale e in questo la GOI si sta adoperando affinché appunto con una miglior cultura, con una miglior preparazione dei propri iscritti questi impasse con i pazienti vengano ridotti il più possibile. E quest'anno a Senigallia abbiamo organizzato per la prima volta anche un corso pre-congressuale appunto proprio sulla tematica della medicina medico-legale. Fra i temi affrontati quello relativo al ruolo del ginecologo come chirurgo, con una specifica attenzione alla preservazione della capacità riproduttiva. Ma si è anche parlato dei nuovi approcci farmacologici in menopausa, delle problematiche annesse alla gravidanza. Come oggi noi sappiamo che è completamente cambiata la donna che si approccia per la prima volta alla gravidanza. Pensate che l'età media della prima gravidanza in Italia ormai si è attestata intorno ai 32-33 anni, quindi abbiamo una popolazione completamente diversa rispetto solamente a 10-15 anni fa. L'impatto della procreazione medicalmente assistita è poi molto importante, quindi noi ci troviamo di fronte a una donna che è diversa da quella che avevamo 15-20 anni fa, quindi una donna con delle prerogative, con un organismo diverso da gestire durante la gravidanza. Questi incontri sono appunto miranti a rendere più elevato e più omogeneo quella che è la preparazione dell'ostetico ginecologo italiano oggi. Presente al congresso anche la neoeletta presidente nazionale dell'associazione, che ha delineato le linee guida del suo mandato, a partire dal costante impegno sul fronte della formazione e tutela dei soci. La OGOI è una società molto grande, la più grande di ginecologi in Italia e tra le più grandi proprio delle società mediche per il numero di iscritti. Ha un ruolo molto importante di formazione e di tutela dei propri soci. Qui la legge che è in corso di approvazione è stata voluta e fortemente sostenuta dalla OGOI e questo credo che sia già un primo risultato molto importante che il presidente precedente ha ottenuto. Dobbiamo continuare, nel senso che l'approvazione della legge consentirà probabilmente a tutti noi una maggiore tranquillità di lavoro. Dobbiamo continuare sul ruolo di formazione di nostri soci, perché il nostro è un lavoro in continuo mutamento, ci sono continue novità in medicina e in specifico in ginecologia e ostetricia, quindi è indispensabile che tutti noi siamo aggiornati per poter fare il nostro lavoro in modo adeguato, per offrire alle donne che si rivolgono a noi una prestazione il più possibile adeguata per loro, non solo per i crediti ECM a cui il Ministero ci obbliga. Dobbiamo dare importanza anche ai ruoli specifici di medici delle donne, pensiamo alla violenza sulle donne, pensiamo ad alcune attività che sono considerate un po' neglette, che sono un po' dimenticate, quali quelle dell'interruzione di gravidanza. Per questo la OGOI ha svolto già un questionario molto interessante a livello nazionale sul problema delle IVG ripetute, che sono il 27%, quindi delle interruzioni di gravidanza in Italia quasi una su tre è ripetuta. Su questo la OGOI si è impegnata a lavorare proprio per la prevenzione. L'appuntamento quest'anno ha previsto anche un corso precongressuale dedicato alla tematica della medicina medico-legale. La legge mette in tranquillità la professionalità medica, ma tutela le pazienti, perché mettendo in tranquillità la professionalità medica, i medici potranno esprimere al massimo la loro professionalità e quindi dare il diritto alle pazienti di avere il massimo delle cure possibili nell'ambito di quello che è la cultura professionale del medico. Quindi è una legge che ci pone finalmente allo stesso livello delle altre realtà europee e internazionali. È una legge che non tutela una lobby, al contrario, è una legge che va a
studiare le problematiche che possono creare tipologie di contenziosi e in maniera preventiva le va a risolvere a monte, affinché non sia la paziente a subire le problematiche di determinate carenze. Il congresso si è svolto a Senigallia, territorio che ricade nell'ambito dell'area vasta 2, la quale ricopre un terzo dell'intero territorio regionale, con due strutture di ginecologia a Iesi e appunto a Senigallia, che è anche centro del Dipartimento Materno-Infantile. Senigallia ha un ruolo molto importante in questo contesto della nostra area vasta. L'area vasta ha 5 strutture ospedaliere, Senigallia, Iesi, Fabriano, Osimo e Cingoli, strutture che appartengono a un presidio ospedaliero unico dove ci sono 4.700 dipendenti, 103 unità operative complesse, primari, e 163 unità operative semplici, quindi un'attività molto articolata che messa in rete potrà dare risposte molto importanti per la collettività.